Carenza di personale sanitario, si alza la voce del PD. Nei giorni scorsi il deputato bellunese Roger De Menica ha depositato alla Camera due interrogazioni al ministro della Salute Roberto Speranza chiedendo il rispetto della legge regionale sui livelli essenziali di assistenza, un nodo particolarmente delicato specie nelle zone di montagna, come altre zone disagiate e distanti dai grandi centri urbani, commenta De Menica. Il bellunese ha bisogno di investimenti e di incentivi per attrarre medici, infermieri e tecnici. Ho preso spunto dalla vicenda ormai nota del famoso concorso per anestesisti che non ha visto nessuna richiesta da parte del nostro territorio e ho chiesto proprio una grande attenzione e anche un rapporto sinergico con la Regione Veneto per stimolare il fatto che gli organici anche nella nostra provincia, anche in una provincia interamente montana, vengano rispettati. Ad aggiungersi al coro anche la segretaria del Partito Democratico Provinciale Monica Lotto, che dichiara: il numero di medici, infermieri e personale sanitario attivi nei nostri ospedali era già inadeguato prima dello scoppio della pandemia. Oggi siamo a un livello di allarme senza precedenti. Il sistema delle nostre case di riposo, delle residenze per anziani è molto molto in difficoltà. Ho chiesto al Ministro della Sanità un'operazione di vigilanza, ma anche credo di stimolo per aumentare la capacità ovviamente di rispondere a queste esigenze, soprattutto in un territorio, come dicevo, così delicato come la montagna.